L'onorevole Andrea Dara, onorevole deputato della Lega e vice sindaco di Castiglione, di nuovo negli studi di Tempo Radio per filo diretto. Bentornato tra noi. Buongiorno a tutti. Bentornato. Noi ovviamente gli ascoltatori li invitiamo sempre a partecipare alla trasmissione. Ricordo che il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339 e ricordiamo che per chiamarci il numero da fare è lo 0376-631709. Allora, poi ce la siamo diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio e su YouTube Tempo Radio Live. Allora, dunque, iniziamo subito col parlare di quanto accaduto la scorsa settimana in Parlamento, dove c'è stata appunto questa ovazione per il Premier Conte, per appunto questi 209 miliardi che l'Italia dovrebbe incassare dall'Europa. Però lei ci vuole spiegare alcune cose, giustamente. Sì, perché effettivamente come viene venduta su alcuni media nazionali o comunque come è stata venduta in Parlamento dal governo e dal Premier Conte, sembra che l'Europa ci regalerà 209 miliardi e in realtà per la maggior parte saranno grandi nuovi debiti. Questa è la prima premessa. Io voglio ricordare che il Premier Conte esattamente il 22-23 di aprile aveva annunciato che l'Europa avrebbe stanziato per i paesi facenti parte della Comunità Europea 1.500 miliardi e diciamo che la trattativa della settimana scorsa si è ridotta a 750 miliardi per tutti gli Stati facenti parte dell'Unione Europea, quindi ben la metà di quanto annunciato, e diciamo di questi 750 c'è stata un'ovazione da parte dei membri del governo e della maggioranza PD 5 Stelle, dove hanno applaudito il Premier Conte, perché di questi 750 209 saranno per l'Italia. Va spiegato però a che cosa servono queste risorse e a scapito di che cosa. Ci daranno la possibilità di spendere queste risorse soprattutto per l'installazione in futuro di nuovi pannelli fotovoltaici e investimenti sulla digitalizzazione. Quindi le risorse vanno spese per questo, ma a che condizionalità, punto di domanda, a scapito di che cosa? Beh, la risposta è semplice perché è scritto nero su bianco. Si chiede di intervenire sulle pensioni, si chiede di intervenire sul mondo del lavoro, si chiede di intervenire sulla sanità, si chiede di intervenire sull'istruzione, sintesi, si chiede di fare praticamente macelleria sociale. Cose che abbiamo già visto col governo Monti nel 2010-2011 e questo noi come Lega siamo naturalmente in disaccordo. Punto primo, perché non risolve le problematiche che già oggi hanno le nostre imprese. Io voglio ricordarvi che già diverse imprese erano in difficoltà prima dell'emergenza coronavirus e che oggi naturalmente con quel che è successo in Italia, in Europa e nel mondo lo sono ancora di più. Quindi non risolverà il problema, anche perché queste risorse cominceranno ad arrivare nel 2021, con precisione dovrebbe essere l'estate prossima, primavera, estate prossima. Il problema vero è che tante aziende non si sa se riusciranno ad aprire dopo le ferie di agosto oppure non si sa se riusciranno ad arrivare alla fine dell'anno. Quindi sono risorse che entreranno nel mercato nazionale, ma da qui a distanza di un anno, e non risolvono i problemi principali del paese. Come ho detto prima, saranno nuovi debiti. Io sono rimasto diciamo allibito dalle ovazioni al governo quando si parla di nuovi debiti nei confronti del paese Italia. Voglio ricordarvi che oggi il dato che ho è al 31 di maggio, questo paese è indebitato di 2.500 miliardi, 100 ne abbiamo fatti quest'anno sono stati fatti, ci presteremo a votare un scostamento di bilancio proprio questa settimana di altri 25 miliardi che fanno 100, come dicevo prima,
a fronte di un PIL per l'anno 2020 di circa un meno 13%. Quindi applaudire per un governo che fa ulteriori debiti mi sembra poco opportuno, anche perché poi questi debiti, come ho detto prima, devono essere pagati. E chi li paga? Li pagano comunque i cittadini, i lavoratori e le imprese, quelle che già in questo momento sono in grossissima difficoltà perché fanno fatica a arrivare già alla fine del mese. E voglio ricordare innanzitutto che già purtroppo tante aziende in questo momento, già in questo mese, ma accadrà purtroppo anche nel mese di agosto e settembre, stanno cominciando a depositare i libri in bianco in tribunale perché non riescono più a pagare i fornitori o piuttosto perché non hanno più commesse. Io voglio ricordare inoltre che nel mese di aprile il Premier Conte aveva annunciato un bazooka da 400 miliardi di liquidità per le imprese, che poi non era altro che nuovi debiti da incontrare per il mondo delle imprese. Ma detto questo, dei famosi 400 miliardi solo 60 miliardi sono stati erogati alle aziende, e fatto 100 le richieste che fanno le imprese alle banche, solo 15 vengono accettate e 85 vengono comunque scartate, quindi non vengono finanziate queste imprese. Ecco perché noi avevamo chiesto di utilizzare questi miliardi almeno per quest'anno per fare diciamo l'anno bianco fiscale, perché adesso comunque tante aziende si trovano in grossissima difficoltà, dovranno decidere tante aziende se pagare le tasse o comunque pagare i fornitori o i propri dipendenti. Quindi ci sembrava corretto quantomeno esentare almeno per quest'anno diciamo le imprese al pagamento di queste tasse. È vero che il governo ha deciso di spostarle in parte ulteriormente, ma prima o poi dovranno essere pagate. Quindi, detto questo, applaudire per creare nuovi debiti a un paese che è già indebitato in modo così forte diciamo ci sembra poco opportuno, però tant'è che questo governo ha intrapreso questa strada, e speriamo che effettivamente, come dicevo prima, non si vada poi a mettere le mani nelle tasche degli italiani per ripagare e ripianare questo debito, che voglio ricordare che è già altissimo, e voglio ricordare che purtroppo anche per quest'anno l'Italia, che fa parte della Comunità Europea che è composta da 27 Stati, risulta ancora ultima o penultima, lo vedremo alla fine dell'anno insieme alla Grecia, come crescita e come PIL pro capite. Certo. Quindi trovo era giusto spiegare qual era la situazione, e sperando che ci siano dei cambiamenti almeno di politica nazionale e a livello europeo su questa crisi che ormai ha colpito non solo l'Italia ma anche l'Europa e il resto del mondo. Allora, le leggo alcuni messaggi sul Nazionale. Dare, il problema non è che l'Italia non voglia ricevere il denaro, sono i tempi dell'Europa. Forse se Salvini fosse andato qualche volta a lavorare sarebbero più brevi, invece preferisce andare in giro a spese nostre. Un po' polemico. Beh, io credo che Salvini quando si è deciso in Parlamento gli scostamenti di bilancio, io voglio ricordare che le casse integrazioni ad esempio sono arrivate perché i famosi 500 miliardi sono stati erogati perché c'è stato il voto favorevole della Lega, perché se non ci fosse stata la Lega che in quel momento si è presa in carico la responsabilità di queste risorse, ad oggi questi 55 miliardi non sarebbero stati stanziati e i nostri diciamo lavoratori non avrebbero ricevuto nemmeno la cassa integrazione. Ecco, questo voglio dire che io la condivido, l'operazione della cassa integrazione, perché sennò veramente ci sarebbe stata una crisi forte dal punto di vista sociale, una tensione sociale senza precedenti. Quindi quello di buono che è stato fatto dal governo è proprio aver stanziato la cassa integrazione iniziale, che però non può durare nel tempo, anche perché bisogna trovare soluzioni differenti dal mio punto di vista, anche perché qualcuno deve pagare, per cui obiettivamente. Allora, altro messaggio: ma questi soldi non potevano darli alle aziende? Punto domanda.
Infatti le aziende, a tante aziende non arriveranno, cioè almeno arriveranno a quelle aziende che vogliono investire sull'energia verde, ma per il resto le aziende vedranno poco, anche perché, ripeto, queste risorse le puoi spendere solo esclusivamente in alcune situazioni dove l'Europa ti indica. Ma io voglio ricordare che gli stati facenti parte della Comunità Europea hanno esigenze differenti dall'uno dall'altro. L'Italia ha le sue esigenze, l'Olanda ha le sue, la Francia ne ha delle altre, e quindi indirizzare. Ecco, io sarei stato un po' più favorevole se questi 209 miliardi ce li avessero dati e noi poi come paese Italia si decideva come spenderli, perché l'Italia insomma in passato ha già investito molto ad esempio sull'energia alternativa e quindi certo nulla vieta di investire ancora in tal senso, per carità. Io sono uno di quelli che nella mia piccola impresa già nel 2007-2008 aveva investito sull'energia alternativa, cioè l'energia verde, installando sul proprio tetto del capannone un impianto fotovoltaico. Quindi io personalmente c'ero già arrivato più di 13 anni fa, mm-hmm. e magari la mia impresa, come tante altre, avrebbe voluto investire in un'altra direzione, cosa che l'Unione Europea con questi fondi non ti fa fare. Certo. Altro messaggio prima di andare in pausa: 5 stelle a quelli onesti col pallino del trading online. Penso che sia ironico, credo, questo messaggio. Sì, sulle vicende che hanno colpito il compagno del portavoce di Conte, sì. Allora, ci fermiamo un attimino con l'onorevole Andrea Dara, che è anche vice sindaco di Castiglione. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Parleremo magari anche di Castiglione. Se ci sono dei cittadini aloisiani che vogliono fare domande, le facciano pure. Arriviamo. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori, che stiamo trascorrendo in compagnia di Andrea Dara, che è onorevole della Lega e vice sindaco di Castiglione delle Stiviere. Senti l'Italia che lavora, onorevole, cioè sì. Trapano in sottofondo, insomma, ci sono appunto dei lavori, bene che sia così. Allora, dunque, stavamo leggendo i messaggi appunto per quanto riguarda il discorso nazionale. Dara, ciao, quando prendete il potere, dice un messaggio. Quando ci concederanno di andare a nuove elezioni. Poi, questo è più polemico, con 27 procedimenti penali per tangenti, turbativa d'asta, eccetera, eccetera, in corso, cercate di salire in cattedra, punto di domanda. Non so a quali procedimenti si riferisca. Io so che ultimamente la magistratura mi sembra un po' più orientata politicamente, una parte di magistratura, non tutta, perché ci sono magistrati veramente che fanno il lavoro serio, però ce ne sono alcuni, come abbiamo visto ad esempio sui giornali o i telegiornali, tipo il caso Palamara, dove alcune indagini venivano condotte proprio su input di alcuni esponenti politici del Partito Democratico e non solo, ai danni della parte politica opposta. Voglio ricordarvi che proprio recentemente c'è, in questi giorni è uscito l'indagine sul caso Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia. Il buon Attilio Fontana viene indagato per aver donato o tentato di donare dei camici, però ad esempio sul compagno che dicevamo prima di Rocco Casalino, portavoce del premier Conte, non lo sapevo, sì, grande lui, fratello, lui secondo qualcuno è una vittima per il trending online. Ad esempio per la moglie del vice ministro Silieri, che non sapeva di vendere mascherine negli ospedali, anche lei era una vittima del sistema, per non parlare del presidente della Regione Lazio, nonché capo politico del Partito Democratico, anche lui risulta vittima di una truffa pari a 14 milioni di euro di mascherine acquistate dalla Regione Lazio e mai arrivate. Per questi tre soggetti le indagini non vengono fatte, non vengono aperte, e invece per chi è di fazione politica opposta nel giro di poche ore vengono aperte. Come? Quindi
anche qui ci sarà da fare, da avere dei chiarimenti in futuro e una, diciamo, un intervento in tal senso, una riorganizzazione della giustizia e della magistratura, se dal mio punto di vista andrebbe fatta. Allora, vedete che sono arrivati al tema uno che è simile a quell'altro, ma ancora parlate, ridate i soldi allo Stato, questo è simile a quell'altro. Un altro dice però, ci sono ancora i magistrati che mettono di zagna sempre contro la Lega, dice un altro. Beh, va male. Poi, un altro non è dice... la prima volta che accade, diciamo, rimango stupito, però è agghiacciante quel che è successo veramente in questi mesi. E, ripeto, sul caso Palamara, dove venivano, vi ricordate benissimo, dove la telefonata, i messaggi di Palamara, dove chiedeva ai PM di intervenire sul caso Salvini, vi ricordate, sul caso degli sbarchi, dove si chiedeva, nonostante nella chat si dicesse che Salvini aveva ragione, però era giusto indagarlo perché andava fermato in qualsiasi modo. Ecco, io credo che l'intervento a volte di certa magistratura, ripeto, a gamba tesa nei confronti di una parte politica sia diventata un po' troppo pesante, perché si cerca sempre di cambiare quello che è l'esito elettorale o politico delle elezioni che vengono fatte in Italia. Certo. Allora, altro messaggio, UE, Europa, quindi presumo Lega, perché invece che continuare a urlare non imparate a governare come sta facendo benissimo Conte, chiede Luca. Ma infatti noi governiamo in tantissimi comuni, anche italiani, regioni, eh? Anche le regioni, e quindi l'esperienza ce l'abbiamo. Poi c'è chi amministra bene, come in tutti i partiti, e c'è chi non amministra bene. Poi Fontana a casa, dice un altro messaggio, qua se vuole per esempio come cosa, diciamo Zaia invece per esempio è molto gradito, per esempio. Per cui, sì, ma infatti indipendentemente dal colore politico ci sono tanti bravi sindaci di destra e sinistra, anche tanti bravi governatori. Io reputo che Fontana purtroppo sia capitato in una situazione molto difficile, l'ho già spiegato più di una volta in questa trasmissione, con questa emergenza Covid che c'è stata in Lombardia, lo ripeto nuovamente, la Lombardia quello che ha pagato è l'interscambio soprattutto lavorativo e culturale con la Cina. Io voglio ricordare che proprio dalla Malpensa, è un dato che potete andare a trovare anche su internet, dalla Malpensa solo nell'anno 2019 sono partite per la Cina più di 700.000 persone e altrettante credo ne siano tornate, e purtroppo in quell'emergenza che c'è stata, diciamo, il governo ha bloccato solo i voli diretti, che erano pari al 12%, ma i voli indiretti, che era pari all'82%, non sono stati bloccati, sono stati bloccati, diciamo, in ritardo dall'Unione Europea, e purtroppo noi abbiamo pagato questo rapporto. Oltretutto la Regione Lombardia ha 10 milioni e mezzo di abitanti, a diversità di altre regioni che sono meno popolate. Ci sono regioni in Italia che hanno 500.000 abitanti e non hanno comunque il traffico aereo che ha la regione Lombardia con gli altri stati tipo la Cina. Quindi purtroppo si è trovato in una situazione difficile da gestire, e per carità di Dio era già stato contestato anche in passato. Fontana, vi ricorderete quando verso fine febbraio indossò la famosa mascherina dicendo stiamo attenti a quel che succede, indossate la mascherina, e fu attaccato ferocemente da tutti dicendo che creava allarmismo, e poi tutti si sono dovuti accodare perché il decreto ministeriale poi ha previsto che... Allora. E lì, polemiche a parte, io credo che abbia operato in modo corretto. Poi diciamo il tempo ci dirà chi aveva ragione e chi aveva torto. Allora, altro, per par condicio è arrivato Conte, deve andare a casa anche. Poi questo dice, le minacce a ragazzine ministre però sono riprovevoli e sono vostri militanti, dice un messaggio. Il ragazzino, se è il caso che ho capito, se capisco giusto, sta anche la mamma a non pubblicare le immagini del figlio. Assolutamente. Il suo parere, però insomma, ecco. Io voglio ricordare che le minacce di morte, da quanto mi riguarda, ma credo tutti siano della stessa idea, insomma, sono sempre inopportune e si prendono le distanze a chiunque vengono fatte.
mi fa piacere che il radioascoltatore dica questo sulla ministra Azzolina e condivido, mi sarebbe piaciuto vedere anche scritto che prendeva le distanze anche dalle minacce di morte che ogni 10-15 giorni riceve il leader della Lega, cioè Matteo Salvini. Allora, io spero che cambi questo governo perché ci sta portando alla rovina, dice un messaggio che è appena arrivato. Altro messaggio: è vero che se non supera, come mi fa un po' sorridere, lo sbarramento prendete con voi Renzi? Un Renzi leghista, vediamo. Ma la discussione della legge elettorale doveva essere fatta nel mese di agosto, pare sia stata sospesa. È anche vero che, io dico la verità, trovo assurdo che ogni qualvolta si avvicinino le elezioni politiche nazionali ci sia il governo, in quel momento, comunque delle persone, dei leader politici che vogliono cambiare la legge elettorale per favorire, diciamo, il mantenimento dello status quo, cioè far rimanere al potere esattamente, diciamo, i politici che governano il paese anche in questo momento. Quindi cambiare la legge elettorale crea sempre confusione, poi una legge elettorale perfetta non ci sarà mai, cioè continuiamo a cambiarla, ma in realtà io sposo ad esempio la legge elettorale che è quella per l'elezione del sindaco, cioè in Italia c'è una legge elettorale che secondo me funziona bene, quei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti c'è un turno secco, chi prende più voti, il sindaco che prende più voti governa la maggioranza e chiuso il discorso. Invece qui si cerca sempre di trovare delle soluzioni, come ho detto prima, per impedire all'opposizione di andare al governo, anche perché la confusione sta anche nell'elettore che non sa più come si vota e nel personale che non è un professionista, cioè sono nominati, sono precettati praticamente pochi giorni prima dei seggi elettorali che non sanno quali voti sono validi. Ma è sempre un caos, infatti non so. Allora, Dara, dimezzatevi lo stipendio anche voi, dice un messaggio. Poi ancora c'è un messaggio che mi introduce ad esempio su Castiglione delle Stiviere, sul locale. Vediamo, allora vabbè, questo è ancora nazionale. Dara, alle elezioni tutti dicono che la Lega continua a perdere, secondo i sondaggi io spero di no, dice un altro messaggio. Anche i sondaggi lasciano il tempo che trovano. Io voglio ricordare che per quanto riguarda il mio partito, dove comunque milito da anni, 6 anni fa quando Salvini prese in mano la Lega era il 2,5%, 6 anni fa c'erano proprio le elezioni europee, davano la Lega neanche al 4%, quindi fuori dalla partecipazione al Parlamento europeo, poi prese il 6%. Nelle politiche del 2018 la Lega era data al 12%, poi prese il 17,5%. L'anno scorso alle europee la Lega era al, diciamo, veniva data al 28%, poi prese il 34%, quindi sì. I sondaggi lasciano il tempo che trovano, esatto. E poi possono essere più alti di quello che era in previsione o più bassi, per carità di Dio, ma non credo che questo sia il problema. Oggi il problema è cercare di risollevare questo paese che purtroppo, come abbiamo detto inizialmente, è in grossissima difficoltà. Apro e chiudo una parentesi, ecco, noi non abbiamo fatto in questi mesi un'opposizione dal mio punto di vista strumentale, abbiamo fatto proposte concrete, oltretutto erano proposte che non ci siamo inventati, abbiamo ascoltato le associazioni di categoria, i sindacati e abbiamo cercato di proporre tutto quello che veniva avanti al governo. Il problema è che di tutte le proposte che venivano fatte al governo ci venivano bocciate praticamente tutte, quindi noi non abbiamo fatto altro che essere alla voce del territorio, dei sindaci, del mondo delle imprese, delle partite IVA, degli esercizi commerciali, che andavano a sua volta a portarle nelle sedi istituzionali opportune. Poi, onorevole Dara, quando porta, ecco qua il messaggio, porta Salvini a Castiglione che facciamo una grande festa, dice un messaggio, così introduciamo Castiglione. Vedremo se ci riusciremo, da quello che ho visto 2 settimane fa, mi ha anticipato che con tutta probabilità è il 7, 8, 9 di settembre, adesso vedremo la data che deciderà, sarà sicuramente in provincia di Mantova, vedremo se riusciremo a fargli fare un passaggio a Castiglione. Allora, visto che abbiamo qua anche il vice sindaco di Castiglione, che è sempre l'onorevole Andrea Dara,
Le chiedo due cose: la variazione di bilancio che state facendo, anche delle alienazioni e così via, e poi i controlli anche che sappiamo che avete già avviato, sì, per la giovedì sera, la cosa differenziata che non tutti fanno bene, insomma, quantomeno. Sì, giovedì sera ci sarà il consiglio comunale, per quello che mi compete, per la delega che ho io, ci sarà un'alienazione di un nuovo terreno. Diciamo, è stata fatta una manifestazione di interesse da un privato, quindi questa alienazione verrà diciamo approvata in tutta probabilità dal consiglio comunale, che si aggiungono altre alienazioni che abbiamo, alienazioni di terreni che abbiamo sul territorio castiglionese, terreni che non vengono utilizzati ormai da diversi anni dal comune. Quindi, visto e considerato che ci sono delle attività produttive che ci stanno chiedendo di acquistare dei terreni, noi ne approfittiamo, punto primo, perché diamo la possibilità a queste aziende di poter creare nuove strutture, nuovi capannoni e a sua volta naturalmente nuove assunzioni, e dall'altro lato il comune introita comunque delle risorse che servono poi per sistemare le strade o fare opere pubbliche che il territorio aspetta ormai da anni. Quindi questo è il punto che ho io all'ordine del giorno. Poi ce ne sono tanti altri, che è la variazione di bilancio in generale, sì, sì. Del comune. Per quanto riguarda invece i rifiuti, come ho detto, come ben sapete, la delega anche l'ambiente, stiamo facendo delle verifiche soprattutto in alcuni quartieri dove spesso e volentieri, diciamo, la raccolta differenziata non viene fatta in modo corretto. Voglio ricordare che non tanto tempo fa, quindi nel mese di ottobre dell'anno scorso, abbiamo finalmente iniziato la raccolta differenziata anche nel quartiere 5 Continenti, che era l'unico quartiere di Castiglione Stiviere dove non veniva effettuata la raccolta differenziata. Oggi viene fatta in modo sufficiente, non siamo ai livelli di tanti altri quartieri di Castiglione Stiviere, e però abbiamo cominciato a questo punto, dopo 8 mesi ci sembrava corretto cominciare a fare delle verifiche in quel quartiere, e non solo, perché la faremo anche in altri quartieri, certo, come ho detto prima. Però insomma, diciamo che a differenza di prima, dove non veniva fatta la raccolta differenziata, cioè la raccolta differenziata in quel quartiere era pari a zero, oggi siamo intorno al 50%, 48-50%, non siamo sicuramente ai livelli della media castiglionese, e quindi adesso cominceremo, anzi abbiamo già cominciato con gli operatori di Indecast e con la polizia locale presente a fare le verifiche di come viene fatta la raccolta differenziata, e stiamo purtroppo anche eseguendo sanzioni per chi non la fa in modo corretto. Ecco, vede, dice ai 5 Continenti date le multe sulla differenziata, ma le pagano, punto di domanda. Ah beh, se non le pagano comunque si innesca un iter che poi va a danneggiare la persona che effettivamente non esegue la differenziata. Io voglio ricordare che poi si arriva addirittura anche a delle confische. Poi, per carità, se uno non ha niente di intestato sappiamo come va a finire, però questo non vuol dire che non dobbiamo lasciar perdere. Cioè, io credo che all'interno di quel quartiere ci siano persone che vogliono vivere in un quartiere quantomeno dal punto di vista igienico in modo corretto, e è giusto dare una mano a chi invece si dà da fare per far sì che questo quartiere sia possa migliorare, certo, in futuro, insomma. Allora, Castiglione alla grande grazie a un'amministrazione di centrodestra, non di sinistra, dice un altro messaggio. Onorevole, come vede il futuro nelle prossime elezioni amministrative e regionali anche? Chiede l'ascoltatore. Per quanto riguarda quelle regionali decideranno comunque i cittadini. Io credo che ci saranno dei cambi di guardia in alcune regioni gestite dal centro-sinistra, altre invece manterranno lo status quo della situazione attuale. Per quanto riguarda le amministrative, non ho la sfera di cristallo, decideranno, ogni territorio deciderà per sé. Poi, allora, ma li leggo tutti quelli che si sono avanzati. Allora, sull'OPG il progetto mi sembra molto caro. Il costo al metro quadro, dice un messaggio. Dare alle amministrative comunali, l'amministrazione comunale va bene, grazie a te, bravo. C'è un Dara numero uno, sei grande anche. E poi a settembre ci sono le elezioni amministrative. Per lei spero che non cambi niente perché è troppo bravo. Ma per quanto riguarda l'amministrazione comunale di Castiglione, non sono bravo io, ma è brava la giunta in sé, quindi l'amministrazione Volpi. Io voglio ricordare che
cioè, diciamo, siamo sempre in stretto contatto tutti i giorni, giunta e sindaco, e quindi se ci sono dei risultati positivi in tutti i settori è merito soprattutto in primis del sindaco, della giunta, ma anche dei consiglieri comunali di maggioranza e a volte posso anche dire di opposizione, quando vengono avanzate naturalmente proposte che hanno sicuramente buon senso. Detto questo, noi ci impegniamo e cerchiamo di portare a casa i risultati. Avevamo un programma elettorale, stiamo cercando, nonostante le difficoltà nell'emergenza Covid, che comunque ci ha messo in grossa difficoltà, cerchiamo di tenere la barra dritta, di proseguire con quanto promesso dai cittadini, ai cittadini castiglionesi. Per quanto riguarda l'ex OPG, è vero che il costo al metro quadro sembra essere alto, ma voglio ricordare che ci sono tanti benefici fiscali che non sono stati conteggiati in questi costi di ristrutturazione e rigenerazione dell'ex OPG. Quindi voglio ricordare che la Regione Lombardia, con la legge 12 ex 18, ha dato la possibilità di azzerare completamente gli oneri di costruzione e di urbanizzazione. Questo non c'è nel conteggio, e anche a livello governativo, col sisma bonus o comunque con il bonus energetico al 110%, sicuramente ci sono dei vantaggi che vanno a diminuire poi il costo a metro quadro. Poi noi abbiamo fatto una riunione con le associazioni di categoria, in questo caso Ance Mantova e Ance Brescia, dove abbiamo chiesto dei consigli e ci siamo confrontati in tal senso. L'abbiamo allargato questo incontro anche ai consiglieri di maggioranza e opposizione. Con tutta probabilità a settembre allargheremo e porteremo in consiglio comunale, quindi sperando Covid a parte, certo, che non ci siano ancora i problemi di contenimento e di assembramento, e di poterlo rendere pubblico a tutta la cittadinanza e anche, diciamo, agli impresari di Castiglione Stiviere e anche, diciamo, ai professionisti di Castiglione Stiviere. Benissimo, siamo in chiusura, grazie allora tantissimo all'onorevole Andrea Dara, deputato della Lega e vice sindaco di Castiglione. Grazie onorevole. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie.